Non è mai stata mia intenzione provocare la morte di alcun paziente, ma solo rendere le loro condizioni peggiori. Queste sono le parole di Sonia Caleffi, un'infermiera che ha lavorato all'ospedale Manzoni di Lecco e al Sant'Anna di Como e che, nel 2006, è stata condannata a 20 anni di reclusione per l'omicidio di 5 pazienti e per aver tentato di ucciderne altri due. Unico metodo usato è stato quello di iniettare aria attraverso l'ago permanente, continua la Caleffi nella sua confessione. In sostanza utilizzava delle siringhe per iniettare aria nelle vene di pazienti anziani, causandone la morte. Grazie al suo arresto in extremis si evitò la morte di altre due persone. L'infermiera ha raccontato in seguito i suoi disturbi psichici e di aver sofferto di anoressia da quando aveva 12 anni. Sembra che in passato avesse tentato più volte anche il suicidio. E in molti si sono chiesti, infatti, come fosse possibile che una persona instabile psicologicamente come lei facesse un lavoro così delicato e a contatto con dei pazienti. Al tempo della condanna la donna aveva 34 anni. Il 21 luglio ne compirà 48 e a settembre sarà di nuovo libera dopo soli 14 anni di reclusione. La Caleffi sarebbe dovuta restare in carcere fino al 2024, spiega il suo legale Claudio Rea, ma ha usufruito di 3 anni di indulto e di 1 anno di riduzione della pena ogni 4 di buona condotta.